Benvenuti a tutti gli amici di Music Off. Siamo qui da Sergio Tomassone a Roma. Io sono Davide Tomassone in compagnia di Moreno Viglione. Eccoci, siamo arrivati finalmente al 58 anno cruciale, come abbiamo già avuto modo di vedere, al 58 della Les Paul. Cosa cambia in quest'anno? In quest'anno si toglie della vernice colorata, si toglie del gold top. E, e si mettono i Sambas, i famosi Sambas. Cominceranno tre annate magiche, 58, 59 e 60, che caratterizzeranno tutta la produzione Les Paul che verrà da lì a seguire e che sarà un momento di svolta nella produzione della Les Paul. Eh, sambas, tanti tipi di sambas, l'accoppiata dell'acero aperto a libro e quindi non come nelle versioni precedenti dove potevano essere anche realizzati in due o in quattro pezzi, le tavole anche in quattro pezzi venivano realizzato normalmente tre era il numero tradizionale con la parte centrale ma che essendo coperto non era, non era fondamentale. Beh con la 58 tendono a, a, a non, non tendono, faranno l'apertura a libro della tavola, tavola che e più o meno, la, la storiografia dice, più o meno nel 1958, un terzo delle chitarre avrà una fiammatura importante, quindi una fiammatura della tavola discreta, mentre eh, le restanti due terzi invece saranno piuttosto plain, piuttosto piatte. E ricordo che tutto dipende dal taglio del legno, dell'albero, in funzione se il taglio è un taglio di quarta, raw, oppure appunto, appunto clean, oppure proprio pari pari pari. E il risultato è quello di avere questa marefatura che è data dai movimenti dell'albero nella sua crescita e che crea questo effetto ottico incredibile fino ad arrivare proprio ai pinstripe, cioè alle, alle, alle proprio righe dense, dense, dense che alcuni modelli possono avere. E... Cosa aggiungere della 58? Ricordiamo alcuni elementi caratteristici un po' della in generale. Qualcosa cambia nella paletta, abbassano la scritta, fanno piccoli ritocchi estetici, ma fondamentalmente il prodotto è quello della 57. Caratterizzato, Manici, ancora piuttosto grossi. Eh, hai avuto modo di sentire già la 56/57 la e già la 57 rispetto alla 56, forse era un filo più sottilino. La 58 è simile alla 57 ed è. Una chitarra con un manico, un po' di sostanza. Come ti è sembrato sotto le mani? Eh, molto comodo, a me piacciono i manici grandi, insomma, rotondo, ergonomico. La 58 è stato un prodotto molto chiacchierato e parlato in negozio negli anni passati. Si veniva da un periodo, quello degli anni 90, anche i primi anni 2000, di manici iperfini, fini, per sottili, chitarre molto tecniche, molto veloci, ma dove non avevi una aveva una tastiera abbastanza larga di solito ma dietro piatta 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 ecco quando uscirono le prime edizioni con una buona distinzione tra 58 59 e 60 ecco la 58 questo manico grosso inizialmente lasciava un po perplesso alcuni musicisti alcuni chitarristi abbiamo dovuto proprio insistere noi con forza su questo prodotto perché gli riconoscevamo un sound incredibile e una playability che al di là dello Shock del momento iniziale, in realtà risultava assolutamente piacevole per tutti gli acquirenti. Cioè, tutti gli acquirenti arrivavano ad avere un primo approccio difficoltoso in fase di prova, ma dopo già dieci minuti, un quarto d'ora di diteggiatura ci trovavano, trovavano a casa, cioè dovevo solo rimpostare un po' la posizione, gli automatismi della mano. Tutto questo chiaramente unito al long tenon neck, a questo incastro deep, profondo. Che passa attraverso il manico e si aggancia alla base del pick up. Quindi un incastro molto accentuato porta a far vibrare all'unisono, cioè in maniera completa, la base di mogano, anche il taglio del mogano ha un taglio particolare, soprattutto quando andiamo a parlare di prodotti di questo livello, eh, sono normalmente realizzati con dei mogani piuttosto leggeri, perché poi anche sul peso della chitarra c'è tanto da dire. Nella storia diventerà motivo un po' di. Di difficoltà perché col tempo le spalle faranno sempre più pesanti con meno attenzione diciamo nel tempo negli anni '70, alla, alla struttura del prodotto in termini di, di legno utilizzati e quindi forse arriverà a superare dei pesi di difficile gestione per il musicista nel live bene tornando comunque al nostro prodotto in questo caso è un historic ehm, mogano e incollato a libro l'accio ecco questa combinazione di mogano e di accio carved è comunque una combinazione magica perché, come abbiamo già avuto modo di dire, la corposità, la mediosità, la legnosità del mogono, unito alla presenza, alla brillantezza, alla rigidità e al sostegno dell'acero, ecco, crea questa magica soluzione di sound eh, con tanto sustain, con molta botta, molta pacca, che ha reso incredibile questa chitarra. Segniamone un'altra, se volte. Prendiamo fuori una... Tradizionale del questa è un po' più piatta, sono tutti colori: Birty Lemon. Lemon, qua c'è una mancina Wash Cherry. Eh, perché sui sambas, sui colori sambas, molto si, si è detto, ci sono dei libri addirittura sulle, sulle varie finiture. Un po' perché mh, lo so per esperienza che tante volte in laboratorio, quando hai fatto i sambast, è probabilmente difficile ridare a mano la, con la pistola un samba su uguale all'altro, eh, c'è questa serie di due, a volte tre colori, dal giallo base alle sfumature laterali, che dipendono molto dalla mano del verniciatore, di chi fa la finitura finale. Dico verniciatore perché in realtà quella fase non era una fase d'agliuteria, c'era già una produzione. Però veramente il tocco del, 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 della pistola a spruzzo con il quale realizzare questa sfumatura è veramente, veramente un'arte. È un lavoro che è molto difficile da imparare e da gestire. E quindi tanti samba stanno fatti, tanti libri hanno realizzato sulle varie tipologie di samba. Anche perché un po' poi, col tempo, questo Cherry Samba, uno dei colori più caratteristici della 58, teneva poi a slavarsi. Da qui, Wash e Cherry, ad asciugarsi nella, nella sua anilina, nei suoi colori, e a diventare invece un po' più tenue. Sentiamo questa 58 tra le mani di, di Moreno. Due colpi. Mm -hmm. parliamo di qualche numero una chitarra di questo genere il 58 costava 265 dollari pensate ve ne comprate tante oggi che capitale vabbè non ci pensiamo è la solita battutaccia che ci facciamo tra noi rivenditori a volte anche con i clienti 265 dollari e sembra che tra il 57 e il 58 abbiano realizzato abbiano venduto circa 1200 chitarre. Questi sono i dati informali di vendita di questo prodotto, che sono tanti. Ma, considerando il mondo e considerando che eravamo già a ridosso degli anni '60, in un momento boom della chitarra, è un numero ancora non così elevato, tanto da incominciare a creare dei valori per questi prodotti decisamente elevati, con una crescita rispetto a. Uh, al valore della 58, ancora più importante per le versioni 59 e 60 che vedremo dopo. Cos'altro dire? Il ponte Telpis, la BR1, questo ponte regolabile in altezza e in ottavatura che ha caratterizzato un po' tutta la produzione dalla metà degli anni '50 a salire, degli unbucker abbiamo avuto già modo di discorrere. Tastiera all'epoca erano in palissando brasiliano perché era il legno che veniva utilizzato maggiormente prima del blocco da parte del CITES a cavallo degli anni '70, quindi dalla lim nella limitazione del, 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 del co della commercializzazione della specie per motivi di di deforestazione comunque motivi di conservazione della specie e nient'altro direi che il prossimo passo lo faremo sulla 59, andremo a scoprire perché Gibson è andato un po' alla volta ad assottigliare sempre più il manico, perché alla trasformazione del 58-59 è un alleggerimento del manico sempre maggiore e un incremento della scelta, della bellezza della tavola per far sognare ancora di più i nostri clienti musicisti da Sergio Tomassone a Roma è tutto, io sono Davide Massoni, vi ringrazio per l'ascolto. Un saluto Viglione. anche da Grazie. Moreno Viglione. Grazie a voi, alla prossima. Ciao a tutti.